Ma con gli anni venti siamo all'inizio di una nuova storia, quella della resistenza al fascismo. Chi legge questo carteggio non deve prescindere dal fatto che tutta la corrispondenza di Croce era controllata. Le lettere venivano spesso aperte e così consegnate al destinatario. E nella portineria di Palazzo Filomarino sostava in permanente un agente di polizia. Questo quarteggio ha così un carattere rigorosamente editoriale, nel quale si riflette un'Italia colta, non fascista, che in larga parte per il tramite di Croce trovava nella casa editrice La Terza un riparo sicuro. Un riparo, ma anche necessariamente il segno di un'appartenenza che non era quella al regime fascista. Ci sono anche i timori di ritorsioni, soprattutto verso la casa editrice, che sono una delle preoccupazioni ricorrenti del Croce, che trovavano in La Terza, che se ne assumeva i rischi, sempre un tratto di olimpica e riflessiva calma, quella che abitualmente si attribuisce al filosofo. Ci sono poi le fastidiose intromissioni della pubblica autorità sulla critica, le opere di Croce, i libri delle collane laterziane. C'è la campagna antiebraica, quando si richiedeva di non pubblicare anche opere scritte nel secolo XVI. Ancora c'è, col sopravvenire della guerra, la persecuzione diretta alle persone, gli arresti, le perquisizioni e altro ancora. Nel proemio alla critica nel suo 42esimo anno, che era il primo numero del 1944 ed anche commemorazione di Giovanni La Terza, dell'ottimo amico, il migliore di quanti abbia avuti, Croce predisponeva la fine della rivista ed avvertiva che un'epoca si chiudeva con la riconquistata libertà e se ne apriva un'altra che sarebbe stata profondamente diversa. È una pagina significativa del Croce, che opera nell'Italia libera e poi in quella repubblicana, in genere trascurata, in cui emerge il ferveo proposito di compiere fino in fondo il compito anche politico a cui le contingenze del momento lo chiamavano, e insieme la consapevolezza che l'opera sua diveniva principalmente quella di testimoniare gli elementi costitutivi di una continuità della tradizione unitaria che si augurava si incardinasse nel rinnovato proseguire della vita civile italiana e di cui, accanto all'opera sua, l'attività editoriale svolta con La Terza era il lascito evidente. Vorrei concludere con un omaggio alla città di Bari, città in cui l'antifascismo si manifestò in modo significativo, anche, anzi soprattutto, per la presenza dei La Terza, a cui si aggiungevano le frequenti visite che vi faceva il Croce, raccogliendo una cerchia nella quale molti erano giovani e che furono poi prevalentemente azionisti, prima di incamminarsi per altre militanze. Ma l'irradiamento di quelle presenze fu probabilmente ancora più ampio. Ad esempio, superando gli abituali schemi interpretativi della storiografia sul movimento cattolico, che ne fanno spesso un hortus clausus, di recente uno storico anch'esso cattolico ha sottolineato come Aldo Moro, in quegli anni a Bari, fosse attento verso l'opera di Croce e le edizioni laterziane, così da elaborare all'interno del suo cattolicesimo politico un concetto della storia come fattore determinante della vita civile che ha riscontro nella sua opera di studioso, laddove in quella politica non si può negare abbia operato. Ma tornando a quei giovani, la memoria va ai loro incontri con Croce, che traggo dal diario di uno di essi. Siamo nel dicembre 1943. Croce ascoltò i loro ferventi interrogativi e volle rivederli l'indomani, preparando una risposta scritta, che ritornava su quello che negli anni 30 era stato uno dei punti cardinali della sua riflessione. Il dare al concetto di libertà una definizione teoretica al riparo dalle elaborazioni proprie delle ideologie totalitarie. Con ciò cercava anche di definire il suo nesso col principio coassiale dell'uguaglianza, che assieme alla libertà
presiede all'intera storia dell'umanità. Quell'impostazione teorica deluse i giovani ascoltatori, che animati da nuove speranze cercavano altro, più empiriche nozioni di libertà, quelle che si declinano al plurale, come le libertà. E da ciò la Repubblica ha atteso fin dalla stesura della Carta Costituzionale attraverso un processo che nel suo corso segna punti fermi, ma storicamente, per sua natura, è destinato per diverse vie continuamente a riproporsi. Sono passati più di 60 anni, molta acqua è corsa sotto i ponti, dalla chiusura di questo monumentale carteggio che tutti questi problemi sottende. Che il lascito teorico e civile di allora si serbi nella memoria, che non vada perduto il rigore della riflessione e la speranza, senza le quali la vita civile di una nazione non si alimenta. Grazie.